riaccendono i motori della Champion Kart 2015 per il secondo appuntamento stagionale sul circuito di Lonato. Il campionato promosso dalla Parolin Racing Kart torna a regalare spettacolo lungo i 1010 metri dell'impianto bresciano, con i piloti delle categorie Senior e Super Champion insieme in pista e pronti a darsi battaglia dal primo all'ultimo giro. Nelle qualifiche Andrea Bristot, l'assoluto protagonista. Il leader della categoria Super Champion, reduce dal doppio podio conquistato ad Adria, ottiene la migliore prestazione cronometrica con il tempo di 45.146, potendo così scattare dalla pole in gara 1 in base alla classifica combinata, mentre è Roberto Pelanconi a primeggiare tra i senior. Nelle fasi iniziali c'è però subito un contatto che mette fuori gioco Marco Cenedese e Steven Bevilacqua, con Bristotto che ne approfitta per prendere il largo e Alessandro Grandi che si inserisce in seconda posizione. Alle spalle del duo di testa è subito bagarra per la leadership della categoria senior tra Ettore Lobue ed il poleman Pelanconi, con quest'ultimo che tocca il rivale nel corso del sesto giro. Entrambi i piloti finiscono in testa coda, dovendo così ripartire dalle retrovie. Bristotto e Grandi, approfittando anche del kart maggiormente performante a loro disposizione per la categoria Super Champion, incrementano così ulteriormente il margine di vantaggio nei confronti degli inseguitori, con il pilota del Team Arrow, Eddy Gaburri, che riesce ad inserirsi al terzo posto assoluto e del vertice tra i senior. Bristotto taglia per primo il traguardo con un vantaggio di oltre 4 secondi su Grandi, mentre Gaburri conclude in terza posizione, aggiudicandosi così il successo tra i senior. Quest'ultimo precede Aloisi, Lucchese, Ettore Lobue, autore di un'eccellente rimonta dal fondo classifica. Meno fortunato il fratello Massimo, costretto al ritiro per un guaio al cavo dell'acceleratore. Gara 2 scatta in base all'ordine d'arrivo della manche precedente. 21 piloti in pista per la sfida combinata delle categorie Super Champion e Senior ed è subito Andrea Bristot che mantiene il comando della gara con Eddy Gaburri che riesce a scavalcare Alessandro Grandi insediandosi in seconda posizione. Il terzetto di testa precede al termine del primo giro Lucchese, Ettore Lobue, Pelanconi, Zamboni, Pagliai, Polesello, Cenedese e Del Fante. Subito i primi tre mostrano di avere un passo diverso rispetto alla concorrenza, prendendo un buon margine di vantaggio, mentre dietro Pelanconi riesce a compiere degli ottimi sorpassi che gli consentono di porsi la testa di un quartetto formato anche da Lucchese, Ettore Lobue e Cenedese. Quest'ultimo è scatenato e dopo essere partito dalle retrovie per il contatto al via di gara 1, recupera posizioni su posizioni lanciandosi all'inseguimento del terzetto di testa. Giunti a metà gara, Bristotto ha un margine di 4 secondi e 9 su Grandi e di 7 secondi e 1 su Cenedese, nel frattempo riuscito ad insediarsi in terza posizione ai danni di Gaburri. Mentre Ettore Lobue è autore di un bel sorpasso su Lucchese che gli consente di salire in sesta posizione assoluta. Nei giri finali le posizioni appaiono cristallizzate, con Cenedese che tenta la rimonta anche su Grandi, non riuscendo però nell'impresa. Bristot si aggiudica quindi un altro successo, il suo terzo in quattro gare, precedendo sul traguardo Grandi, Cenedese, Gaburri, Pelanconi, Ettore Lobue, Lucchese, Cavini, Del Fante e Zamboni a chiudere la top 10. Per quanto riguarda la categoria senior, a salire sul gradino più alto del podio è nuovamente Eddy Gaburri, precedendo stavolta Roberto Pelanconi e Ettore Lobue. Categoria Super Champion, primo classificato Andrea Bristot. Allora, dopo il successo ad Adria, altre due vittorie qui Lonato. Sì, ad Adria non è stato un buon weekend, ma qui siamo riusciti a trovare il giusto assetto col go-kart e sono riuscito a dominare tutto il weekend. È stato un weekend molto, molto utile, diciamo, per capire ancora di più di questo telaio nuovo
e devo ringraziare tutto il team, mio papà e mia mamma per il sostegno. Bene, grazie Andrea. Categoria Super Champion, secondo classificato Alessandro Grandi. Allora, oggi due bei secondi posti, quindi sei soddisfatto di questa domenica qui a Lonato? Sì, sono contento. Allora, in gara 1 siamo partiti, i miei due compagni di squadra si sono toccati, mi dispiace. E poi comunque ne avevo abbastanza e sono arrivato secondo. In gara 2 invece non siamo riusciti a trovare molto bene l'assetto e non sono riuscito a arrivare davanti, però sono lo stesso contento. E volevo ringraziare Christian che mi ha fatto da meccanico e i miei genitori che mi portano a tutte le gare. Categoria Super Champion, terzo classificato Marco Cenedese. Dopo una gara 1 difficile hai fatto una super rimonta in gara 2 agguantando il podio. Sì, la gara 1 è stata negativa per me. Infatti un contatto nella prima curva mi ha rovinato la gara. Poi partendo nelle retrovie sono riuscito a recuperare la terza posizione, quindi sono abbastanza soddisfatto, anche se speravo di fare qualcosa di meglio. Categoria Senior, primo classificato Eddie Gabur. Allora Eddie, un altro grande weekend ricco di soddisfazioni con una doppia vittoria. Sì, diciamo oggi è andata molto bene, sono molto contento. Diciamo che siamo partiti con un po' di problemi ieri e stamattina, però grazie all'aiuto dei meccanici siamo riusciti a risolverle, quindi è andata tutto bene, tutto liscio, come si vorrebbe sempre che sia. Perfetto, grazie Eddie. Categoria Senior, secondo classificato Roberto Pelanconi. Allora, dopo un sesto posto in gara 1, una gara 2 tutta in crescendo, con un bel secondo posto finale. Sì, sono uscito bene dalla partenza, sono riuscito a passare e sono andato tranquillamente. È stato difficile doverti confrontare con i tuoi avversari oggi, o il livello era comunque molto alto come sempre? Sì, è sempre un livello molto alto nella nostra categoria, ci si diverte sempre. Oggi sono riuscito a superare i primi, secondo, il terzo, il quarto in un attimo e poi io mi sono tenuto la mia seconda posizione. Categoria Senior, terzo classificato Ettore Lobue. Allora, dopo aver sfiorato il podio nella prima prova, è arrivato un bel terzo posto in gara 2. Sì, diciamo che gara 1 è stato sfortunato a causa di un contatto, ho perso diverse posizioni, sono riuscito a rimontare fino alla quarta posizione, che tra l'altro è una buona casella di partenza qua a Lonato, l'esterna, al contrario di molte altre piste, dove è vantaggiosa l'interna. E sono riuscito a, dopo una bella lotta con Danilo Lucchese e Pelanconi, a guadagnare una posizione e a guadagnare il terzo posto del podio.